Buonasera, siamo alla prima puntata di Diario di Bordo, questa trasmissione live che stiamo provando a costruire come avionica per un po' ricostruire quel senso di socialità, di condivisione, di aggregazione che purtroppo non riusciamo più a tenere fisicamente in casina. È la prima puntata, una puntata anche un po' di prova, proveremo a vedere sia tecnicamente come va. Pochi secondi prima della live Davide ha avuto un po' di problemi con la webcam e sarà con noi semplicemente tramite audio, e sarà l'intenzione è quella di portare diversi format sui nostri account social, da live musicali come abbiamo già fatto in queste settimane grazie a Ciro Zerella e Gabriele Troisi, ma anche consigli di lettura di film, di serie TV, di videogiochi, di fumetti, consigli di cucina e così via, e momenti di discussione, di riflessione come quello che un po' proveremo a costruire oggi. Infatti l'ospite di questa prima puntata di Diario di Bordo è Giovanni Centrella di Diamoci una mano. Ciao Giovanni. Ciao a tutti, buonasera. E assieme a me c'è Davide Perrotta di Avionica, che come accennavo prima sarà con noi, anche se solamente con l'audio. Sì, sono un incognito oggi, assolutamente sì, però sono con voi e sono pronto a discutere con voi. Diamoci una mano e poi Giovanni la spiegherà meglio, è un'iniziativa nel quale stiamo contribuendo, partita diciamo un meccanismo di rete fra Avionica, Don Tonino Bello, Soma e Erpinia Altruista, per provare un po' a dare una mano in queste settimane difficili di quarantena alle persone che ne hanno più bisogno, alle persone più in difficoltà e un po' più fragili. Gianni, spiegaci un po' che cosa si sta facendo. Allora, si parte immediatamente dal 9 marzo praticamente, quindi all'alba dei primissimi provvedimenti, delle primissime zone rosse. E come detto bene, è una rete di tutte queste associazioni che ha deciso di intervenire. Nel giro di pochissimi giorni, un paio di giorni, già dall'11 marzo, abbiamo iniziato con i primi servizi. Sono servizi di supporto alla comunità, che in questo momento è particolarmente difficile, abbiamo sentito la necessità di fare, di svolgere. Vanno dalla consegna della spesa, alla consegna dei farmaci, alla consegna di alcuni pasti cucinati dalla Caritas, insomma tutta questa serie di servizi all'inizio, che poi man mano si sono ampliati. E da questo punto di vista io vorrei fare una domanda sia rispetto a quella che è stata insomma la tua esperienza insomma in questa rete di volontariato. Raccontaci un po' la tua esperienza, quelle che sono le tue sensazioni, quello che hai provato, hai vissuto durante questo mese insomma di volontariato attivo all'interno della nostra comunità. Sicuramente diciamo ho scoperto un mondo che conoscevo soltanto tramite i racconti di chi già faceva ampiamente questo volontariato, che un po' esula anche dalla condizione attuale, insomma dalla condizione coronavirus per intenderci. Sono una serie di servizi che si sono trovati ad avere la necessità di essere accentuati ed integrati in questo momento particolarmente difficile. Chiaramente è immergersi in un mondo completamente diverso da quello che si vede passeggiando, cioè si vedeva in realtà passeggiando fino a prima del lockdown, fino a prima dell'isolamento. È chiaro che le prime cose che mi hanno fatto un po' impressione sono state le famose strade vuote, le prime file davanti ai supermercati, che peraltro devo dire ad Avellino si sono svolte sempre in maniera piuttosto ordinata, almeno per quello che mi è capitato di vedere. Ho sentito spesso definirla come una sensazione di una situazione surreale, e in effetti è così.
sicuramente è surreale tutto quello che stiamo vivendo e insomma anche noi che eravamo abituati insomma a stare sempre in casina quasi ogni giorno della nostra vita e che cercavamo di dare un servizio alla comunità in quel modo non lo possiamo fare più e quindi sicuramente è cambiata la vita di tutti quanti noi, però proprio per questo la domanda che vorrei farti è comunque proprio dal punto di vista delle problematiche che ci sono. Cosa è cambiato? Cioè, quali sono gli aspetti che prima magari non venivano considerati e che oggi invece sono di primaria importanza? Cioè, quelle problematiche che forse un tempo erano meno importanti e che oggi invece sono prioritarie. Quali sono le problematiche più importanti della comunità? Beh, sicuramente c'è, è venuta fuori prepotentemente la questione di un disagio molto più ampio di quello che si poteva toccare prima, a vari livelli. E forse però c'è anche stata una risposta più consistente da parte di cittadini che prima magari sì, conoscevano su per giù le problematiche, ma magari non si erano mai interfacciati direttamente, ecco. Sì, se posso aggiungere, secondo me è evidente che gran parte dei disagi e delle diseguaglianze che c'erano sono emersi e nella nostra generazione si vede particolarmente, non solo per un bisogno di socialità, di aggregazione che noi proviamo a rispondere con Avionica, ma anche per quanto riguarda la precarietà, le condizioni lavorative, tutto quello che sta succedendo all'interno del commercio. Cioè, c'è un ad oggi, secondo me, è anche un po' sbagliato parlare di sostegno semplicemente alle povertà, non è solo alle povertà che Esattamente. si rivolge, ma in realtà un tessuto che è più ampio, che riguarda chi ha visto abbassarsi le sue condizioni di vita all'interno di pochi giorni e di poche settimane. Ma sicuramente ci sono, scusami, ci Vai, 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 vai. sono capitate delle richieste da parte di persone che per loro stesso racconto, peraltro, dicevano. Fino a 15 giorni fa non avevamo praticamente nessun problema, ma con l'accumularsi dei mutui, delle utenze, magari con una piccola attività del materiale a terra invendibile in questo momento e tutto il resto, si sono improvvisamente ritrovati in una situazione di difficoltà. Quindi sì, hai perfettamente ragione, è un discorso decisamente più ampio. Che magari diciamo questo discorso molto più ampio, se mi posso permettere, ovviamente deve anche contemplare quello che è l'aspetto psicologico, cioè nel senso il contraccolpo psicologico che ci può essere nel restare in casa per tanto tempo e soprattutto per un sacco di persone che magari non vedono l'ambiente familiare come un ambiente confortevole, non vedono casa come un ambiente confortevole, magari persone che sono costrette a vivere in pochi metri quadri e che quindi vivono delle condizioni sicuramente non di agiatezza, oppure pensiamo naturalmente a tutte quelle persone che appunto all'interno del nucleo familiare non si sentono confortate perché magari hanno delle situazioni problematiche dal punto di vista familiare. E quindi da questo punto di vista penso che proprio il livello dell'attenzione dal punto di vista psicologico e dell'ascolto dell'altro dovrebbe essere centrale. Cioè, se prima eravamo persi sulle tantissime cose che avevamo da fare, quindi ci concentravamo su quello che avevamo da fare, andavamo a mille su mille cose, insomma, oggi secondo me ascoltarci e ascoltarsi diventa assolutamente fondamentale. Certamente, ma in parallelo, infatti, da alcuni volontari che peraltro sono specialisti del settore, è stato implementato anche un servizio di ascolto di questo genere. A breve dovrebbe partire anche uno rivolto ai minori, insomma, è sicuramente una tematica parallela a quello dei servizi di cui abbiamo parlato prima, ma assolutamente importante. E poi, boh, l'altra domanda che mi veniva da fare, insomma, è quali sono le altre iniziative che si stanno pensando, insomma, di attuare, no? Sicuramente questa rete ha in mente di fare nuove cose, nuove iniziative, quali sono magari quelle che diciamo, stanno balenando, ecco, in mente, sì. Allora, partiamo dal presupposto che questa rete è composta da una serie di volontari che hanno delle idee assolutamente esplosive, nel senso,
qualche sera fa abbiamo fatto una riunione, sono venute fuori cose interessantissime, sia come spunti sia come idee da mettere in atto. Come dicevo, nel brevissimo termine dovrebbero partire una serie di servizi a distanza destinati sicuramente ai minori, da una parte un ascolto, diciamo, più improntato sulla questione psicologica, invece dall'altro anche un po' di intrattenimento con delle storie, delle favole che verranno poi caricate per farle vedere ai più piccoli, ecco. Se posso, invito, certo, anche ovviamente chi sta seguendo la trasmissione, se vogliono fare domande, curiosità, punti anche, perché come diceva Gianni è una rete aperta quella di Diamoci una mano, quindi può essere utile magari anche qualche idea che può arrivare dai commenti. E subito, infatti, la cosa che ti volevo chiedere riguardo anche la riunione che si è svolta e quello di cui parlavi, ma qual è stata anche la risposta di solidarietà da parte della città? Cioè, quanti volontari hanno deciso di dare una mano, come si stanno comportando e così via? Beh, in totale, diciamo, penso che siano attorno ad una cinquantina di persone. Poi, chi più attivo, chi meno attivo, ognuno a seconda delle proprie competenze, peraltro. Molti professionisti hanno messo a disposizione le proprie competenze professionali, che non è una cosa da sottovalutare in questo momento. Sono attivi, sono moltissimi, divisi più o meno in fasce orarie, poi in realtà quando c'è una chiamata si risponde in qualche modo, ecco. Cioè, anche in quei momenti in cui qualcuno non è di turno, c'è sempre qualcuno che riesce a scappare, a rispondere. Quindi in realtà molti, molti volontari e molto attivi. Poi c'è un nucleo più duro, diciamo, più hardcore, ma comunque in molti. L'altra cosa che mi veniva anche da chiedere, visto che Giovanni, diciamolo, è anche un ottimo fotografo, quindi svegliamola questa cosa, insomma, dai. Se ci vuole far vedere qualche foto che ha fatto, insomma, durante la sua esperienza, insomma, di volontariato, allora, è una cosa molto carina, insomma. Giusto una piccolissima selezione, giusto per non occupare troppo tempo. Ora. Sì, Giovanni, infatti, sì, in questi giorni ha fatto moltissime fotografie e lo invitiamo già da ora a fare una presentazione in casina, appena ci sarà l'opportunità di rivederci, tutte queste belle foto che è riuscito a fare, che raccontano molto bene quello che sta vivendo. Se vuoi raccontare proprio tu, Giovanni. Allora, questa è davvero una brevissima selezione che poi sarò contento di portare in maniera più ampia in casina, insomma. Parto dal dire che quello del reportagista poi alla fine è il mio mestiere, per cui a parte dare una mano nelle cose più pratiche non so fare altro, ecco. Ho cercato di fare un po' di scatti un po' a quella che è la situazione della città, come in questo caso, questa è la fila, credo fosse proprio la prima settimana peraltro di lockdown, davanti ad una farmacia. Come vedete ci sono persone con la mascherina, con la spesa. Questo è uno dei nostri volontari nella fattispecie. La richiesta di farmaci probabilmente è stata una delle domande a cui abbiamo risposto più spesso. Questa è un'altra volontaria, questo è un servizio praticamente quotidiano, portiamo un pasto della mensa dei poveri a domicilio per un signore che non si può spostare. Ah, poi dimenticavo di dire che ci sono anche poi una serie di volontari e volontarie che si sono messi a disposizione per cucire a mano delle mascherine, per risolvere il problema. Come avete visto forse in una foto precedente, c'era anche il cartello mascherine esaurite. Tutti sappiamo che abbiamo avuto questa forte carenza e quindi alcune volontarie si sono dedicate proprio a questa attività.
Questa invece, nella fattispecie, è una consegna che poi abbiamo effettuato in ospedale, come ci è capitato anche di fare. Questa è una brevissima selezione. Sono bellissime e infatti invito tutti a, come veniva suggerito anche dai commenti, a seguire la pagina Instagram di Giovanni, che anche di recente ha collaborato con Fini Altruista, che è una delle associazioni di questa rete, Diamoci una mano, e assieme a suo fratello ha un bellissimo documentario, reportage, non so come meglio definirlo. Sui sistemi di accoglienza in Irpinia, anzi, se ci vuoi raccontare anche quello molto brevemente. Quello faceva parte di un progetto di Irpini Altruista con Intersos e UNHCR e mi hanno chiesto di raccontare le migrazioni. In realtà quello che ho affrontato è la questione delle migrazioni in valore assoluto in quel caso, quindi sia quelle in ingresso che quelle in uscita, quelle storiche, insomma, quelle contemporanee. Un po' a 360 gradi per quello che la nostra provincia ci può offrire come esempio. Boh, magari un'ultima domanda da fare, poi ci lasciamo e ti lasciamo anche finalmente, con No, è stato ovviamente un piacere l'auspicio, comunque. certo, ma con l'auspicio ovviamente di portare tutte queste foto e questi reportage in casino, naturalmente. Speriamo di fare una bellissima mostra quando tutto verrà riaperto. E la domanda mi è venuta in questo momento proprio. Ho visto, cioè mi è venuta in mente nel momento in cui c'era quella signora, insomma, che faceva la consegna. Qual è la risposta? Cioè, qual è la risposta dei cittadini a questo? Cioè, avevano difficoltà a chiedere, per esempio, un aiuto, si sentivano, non lo so, imbarazzati, era per loro inusuale. Poi dopo, qual è stata invece la reazione che hanno avuto quando magari il servizio è stato completato, insomma, gratitudine, eccetera, eccetera. Allora, ci sono in realtà un paio di risposte diverse. La prima che mi viene in mente è quella delle persone più anziane, che poi in realtà si affezionano. Qui Immagino. rimani a scambiare quattro chiacchiere al citofono, mi capita, cioè io dico sempre che conosco una signora ma non l'ho mai vista. Ci Che interfacciamo bello. tramite citofono e ascensore. E lei chiede appositamente che andiamo noi perché c'è ormai questo rapporto quasi personale, in un certo senso, di fiducia, non saprei come dirlo. E questo è un tipo di risposta che in genere è quella delle persone più anziane, che si affezionano un po' al volontario che va a portare loro la spesa o quello che serve, e che hanno peraltro necessità anche di fare quattro chiacchiere. Con loro è più difficile poi interfacciarsi tramite i social network, i numeri di ascolto, queste cose qua. Certo. Preferiamo sempre perdere qualche minuto in più, che poi non è perso chiaramente, sul pianerottolo o al citofono o al telefono. Ti raccontano che la spesa gli serve quel riso perché devono cucinare quella cosa, come la cucinano, insomma, tutta questa serie di cose. C'è una risposta di chi già vive quotidianamente un disagio che è chiaramente di gratitudine, ma che ha meno difficoltà ad interfacciarsi con questo tipo di servizio. Lo si fa in maniera molto più semplice, paradossalmente. E poi c'è una tipologia di risposta di quelle persone di cui parlavamo prima. Mi è capitato a telefono di sentirmi rispondere: no, ma non si preoccupi, quello che avete va bene, non la faccio la lista della spesa, poi per noi è così. Insomma, poi magari ti fermi e ti raccontano tutta la loro problematica che si è venuta a creare in questo momento. Lì c'è un po' di imbarazzo in più, ambo le parti, chiaramente, ma siamo in una situazione di difficoltà tutti quanti. Cioè, se non è questo il momento di aiutarci, qual è? Esatto, io penso che quest'ultima descrizione di quello che è il volontariato e di come ci si interfaccia sia bellissima e sia poi emblematica di quella che è la situazione e di quanto la solidarietà possa fare tanto in questo. Io in chiusura volevo dire che, vabbè, anche come dicevo all'inizio, Avionica fa parte di questa rete e nello specifico nei prossimi giorni
stiamo provando a lanciare un'iniziativa. Noi pochi giorni prima della chiusura del Casino del Principe avevamo costruito una biblioteca all'interno della casina con libri che c'erano stati donati, che ovviamente ha perso la sua efficacia al momento della chiusura. Quello che vorremmo fare nei prossimi giorni è rendere pubblico un po' il catalogo di libri che avevamo e renderci disponibili sia a donazioni sia a richieste per consegnare i libri a casa delle persone che in questo momento hanno un po' più di tempo, hanno un po' più di noia probabilmente, la cultura e l'arte e la lettura ovviamente possono essere dei buoni antidoti per questo momento di grande difficoltà. Speriamo che questa prima puntata sia andata tutto bene e vi sia piaciuta. Nei prossimi giorni ci saranno, come dicevo, altri video e altre live. Saranno sia video in pillole con consigli di lettura, di cinema, di fumetti, di videogiochi e così via nel corso della settimana, e nel weekend proveremo a tenere una live musicale. L'ospite della live di questo weekend dovrebbe essere Lorenzo Pesce, un nostro volontario di Avionica, musicista che studia al conservatorio di Avellino. Aggiungere che il ragazzo spacca tantissimo, è veramente veramente forte, stava in ogni nostra jam session e guidava la jam, perché era veramente un talento ed è un talento, quindi seguitelo. Vorrei ricordare, in altri giorni dovrebbero uscire le rubriche il mercoledì. Vi consigli, insomma, per tutti quelli che stanno a casa e non sanno cosa fare, magari vi consigliamo un buon libro e un buon film da vedere e anche un videogioco da poter giocare. E poi venerdì dovrebbe esserci la live, se no sabato, insomma, o venerdì o sabato. Ringraziamo Giovanni per averci dedicato questo tempo. Invitiamo chiunque voglia o inviarci appunto dei mini video in pillole per consigliare qualcosa, o consigliarci musicisti, ospiti, persone con le quali si vuole interloquire o partecipare a una delle prossime live. L'obiettivo è provare a chiacchierare e stare un po' assieme, dato che purtroppo non possiamo più farlo in casina. E ringraziamo Rino e Bimbo, un altro dei nostri volontari, per le bellissime grafiche e per la sigla che ha fatto in pochissimi giorni. Daniele e Manuel, che appunto in questo momento, anche se non si vedono, stanno facendo un lavoro di regia per far sì che questa trasmissione possa esistere. Grazie a tutti e ci vediamo nei prossimi giorni. Grazie, ciao, grazie, buonasera.